Piacere Simone. Guardalo qua che opera lì. Sì. Mamma mia, ma che opera d'arte. Ma sei qua ancora? Ma vai a letto. Vado a dormire. Sì, ma è ora di andare a letto. Ok, vado bene, vado bene. I fidi? Mi fido. Mamma. Aspetta, paparino. E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e sto registrando questa intro venerdì 31 marzo. Ragazzi, è sera, sono le 21:27 e qui con me ho una busta da dare a paparino, ovvero i biglietti per partire domani mattina, raga, per Napoli. Non sa nulla, adesso gliela vado a dare qui davanti a voi. Raga, epico, andremo da Donato, un sacco di altre robe. Seguite il video, lasciate un like per questo video, voglio come minimo 20.000 mi piace. Ragazzi, lasciate un like ora, iscrivetevi al canale, stiamo per arrivare quasi ai 600.000 iscritti. E detto ciò, adesso lo vado a chiamare, il treno è domani mattina alle 6, ci dovremo svegliare alle 5, raga. Papi, vieni un attimo in stanza. Sto registrando, Cos'è che stai registrando? No, non è uno scherzo, vai tranquillo. Ascolta, che tu mi dici che non è uno scherzo, guarda, è come mi dici che... No, te lo giuro, saluta. Bella raga. Vieni un po' più in qua. Ho qui una busta per te. Una busta già. Ho scritto per paparino. Cos'è che c'è dentro? È una cosa bella, fidati, stavolta te lo dico. Sì, dai, di fidarsi di te, guarda. C'è una cosa per te. Italo? Biglietti del treno? Sì. No. Milano-Napoli. Sì, ma guarda, andiamo a Napoli. Sì, ma guarda quando. Come, domani mattina? Sì, ma guarda che ora. No. Come 6:15? Domani mattina partiamo, andiamo a Napoli. Ma tra 4 ore, ma io devo andare a letto adesso. Ma è a letto che dobbiamo andare adesso. Facciamo una giornata a Napoli, andremo da Donato e da un sacco di altre persone. Ma Donato è quello del panino? Sì. No, che bello. Sarà un viaggetto insieme a Paparimo e dobbiamo fare un sacco di cose. Preparati, domani devi essere super reattivo. Dobbiamo girare tutta Napoli in meno di 6 ore. Mamma mia, chissà che tour de force. Bella, ci vediamo raga. Domani mattina. Bella raga. Buongiorno ragazzi, 5:13 di mattina, paparimo. È presto, stavo dormendo io. È tutto ancora sconcertato. Ho chiamato adesso un Uber, tra 3 minuti arriva. Donato è già aperto? Sono le 5:30. Hai già preparato i panini? Arriviamo. Io mangio almeno 3 con la fame che ho. Arriviamo per le 10 a Napoli, abbiamo 5 ore di treno. Paparimo, ma guarda che andiamo a Napoli, non in Alaska. Quanti gradi ci sono? Percepiti meno 2. Andiamo, dovrebbe esserci il nostro Uber che ci aspetta. Va là, paparimo, BMW X5 alle 5 di mattina. Eccoci arrivati, paparimo, stazione centrale. Siamo una 40 di minuti in anticipo in realtà, pensavo di essere in ritardo. Napoli centrale delle 6:15. Numero 17, paparimo. Il già porto è bello, il 17. È vero. Cominciamo bene. Paparimo, ci siamo. Posti 25-26, che è il 26 è la mia data di nascita. Quindi porta bene. Dopo 5 ore di viaggio interminabile, un quarto d'ora e siamo finalmente a Napoli. Non c'è proprio. Non è che ora che mi fanno male le gambe. Ebbene sì, ragazzuoli belli. Napoli, paparimo. Siamo arrivati, bella Napoli. Raga, ora cerchiamo subito direzione taxi per andare subito da Donato. Come un lico senza paninozzo, raga. C'è una già di cominciare a prepararlo. Taxi bus. Direzione con mollica o senza Donato. Ragazzi, siamo arrivati. Adesso dobbiamo, come ci ha detto il signore, salire su questa vietta. Questa è la pigna secca. Pigna secca. E arriveremo da Donato. Prima intanto. Il resto. Gentilissimo. Che figata di vicoletto è, fa. È totalmente diverso da Milano. Questi sono i Monti Lattari. Era l'ex salumeria dove lavorava Donato. Ah, e sai perché non si è trasferito? Perché qua non gli facevano fare i TikTok e poi è diventato virale e aperto di là. Oh, wow. Sai che storia? Che storia. Oh. Questi Monti Lattari, eccoli qua. Eccoci ragazzi.
con mollica o senza. Da Donato, siamo arrivati, allora, c'è una coda. Adesso chiamo Steven Basalari, che è il socio che ha aperto con lui la salumeria. Ci dovrebbero fare entrare a conoscere Donato prima di tutti. Là che fa cazzo padre. Ricardo, sono venuto qua fino a Napoli per dirti una cosa. È arrivato a prenderci Eric, il nostro salvatore, che ci porterà da Donato ora. E niente, andiamo, let's go. Donato. Ciao Donato. Ciao, come va? Buongiorno. Stefano. Piacere, Simone. Stavamo raccontando a Donato la nostra storia del vai a letto. Però vogliamo prendere due panini, Donato, se ce li fai. Come vuoi tu, con mollica, non lo so. Fai tutto tu, con mollica o senza, vai. Bravissimo Donato. Secondo me la sera mamma ti darà quei piedi. Ebbene sì ragazzi, è arrivato il momento. Ci sta per fare il nostro panino, Paperio. È l'incontro epocale, segnerà la storia. Ragazzi, finalmente ci siamo. 6 ore di viaggio per venire da Donato e mi sta facendo il suo panino. Donato, io lascio a te la scelta. Fammi il panino che vuoi tu. So che me l'hai fatto tu, è buono. Quindi vai tranquillo. Vai. Divertiti. Faccio un bel panino notturno. Notturno, ok, va bene. Mollica o senza, va? Senza mollica. Mamma mia, senza mollica ho chiesto, eh. Guardalo qua che opera lì. Sì? Le creme, la mozzarella. Sì? Ora viene la mozzarellina, sì. Voilà. Voilà. Vellutata di peperoni con la ricottina di bufala, con il crudo e mozzarella. Sì. E questo è il panino notturno. Porca miseria, grande Donato. Vai a dormire. Io infatti adesso, visto che hai finito di fare il panino, volevo dirti una cosa, che sono venuto fino da Milano per dirtela. Vai a letto! Sì, tra poco. Bella lì. Grande Donato. Bella. Ci siamo. Ed eccolo Paperino che scende con i suoi due panini. Sono enormi. Esatto. Ancora Gustazione. È il momento dell'assaggio del panino di Donato. Donato. Allora, Paperino. Io vado, Simone. Beh, no, aspettami. Vado? È letteralmente. Sai che mi viene una parese se non parto. È vai. Abnorme, raga. Buono. Raga, stra buono. Anche la salsa è buonissima. Buonissima. Allora, Paperino, dalla tua faccia percepisco che ti è piaciuto. Davvero, raga. Francesco. Ciao Donato. Grazie mille Donato. Stupendo. Buonissimo. Grazie. Ciao, ci vediamo. Grazie anche a te, ci vediamo. Ciao Donato. Finito da Donato, ora si vola Paperino da New Martina per le cover. Va fare la cover. Donato, assurdo, bravissima persona. Eccezionale. Panino guarda. Buonissimo. Merita tutto il successo che sta avendo. Con poco è riuscito a fare tantissimo, è un grande. Buongiorno pescheria. Ragazzi, eccoci arrivati da New Martina. Ti vuoi mettere papà una pellicola nero privacy opaca? Allora, sul mio è ok, potremmo fare quel lavoro. Poi c'è anche da sistemare il vabbè, comunque volume. Adesso andiamo a conoscerla e a fare il video. Let's go. Bella. Assurdo, pa. È pieno. Ecco, ragazzi, Martina. Prima incontra Martina. Eccoci, ragazzi. Tutto posto. Adesso da Milano, Da Milano mi monterà la famosa pellicola. Ci vediamo dopo. Ed eccoci ragazzi, siamo nel backstage. Già guardato Martina. Dov'è il telefono? Eccolo qua il telefono. Vai Martina. Va, vieni, vieni. Attenzione. Una pacca privacy così. Una pacca privacy. La notte, sai, col telefono in mano, tuo padre non vede, non urla. Ok. Bella, eccola. Mamma mia. E poi facciamo. Che retro. Sì, che l'ho distrutto e mi è scivolato bevendo dalla fontanella a casa. Hai fatto un bel danno qua. Mamma mia, ma che opera d'arte. Pellicola ceramico paca privacy, antipapà. Eccola, vai Paperino a fianco. Bella. Let's go. Le 2 di notte e metto l'ultima pellicola della serata. Vai a letto che ora, vai a letto. Vado a dormire. E ora vai a letto. Sì, vado a sono le 2. Sì, ma sei qua ancora? Ma vai a letto. Vado a dormire. Sì.
Sì, ma è ora di andare a letto. Ok, ok, vado a dormire. Ciao. Ok, ciao. Bellissimo. Grande. Ho fatto il TikTok del secolo, papà Rimo. Mamma mia. Eccoci ragazzi, usciti da Martina. Adesso vogliamo andare a prendere qui le sfogliatelle, che dicono che sono le più buone di Napoli. E niente, andiamo. Dai, andiamo, ragazzi. Let's go. C'ho un certo languorino. Di voglia di sfogliatella ce l'ho. Niente, papà Rimo, siamo al numero 52. Sono al 24 adesso. Al 24? 28 numeri devo aspettare. Ed eccoci ragazzi in taxi, direzione Patrizio Chiannese ora. Papà Rimo, sei carico? Hai voglia di un bel hot dog adesso? No, adesso no, ho appena mangiato lo sfogliatelle. Ok ragazzi, siamo arrivati a Tarzana, un po' deserta, però sono le 2.53, proprio adesso deve passare. L'hot dog. Alle 5 e mezza arriva lui. Cosa facciamo 2 ore e mezza qua? Niente, mettiamo a posto il traffico qui. Come se ci fosse traffico. Ho deciso per queste 2 ore di assetarci qui e aspettiamo. Ok ragazzi, stai venuto facendo a Napoli e mi sentivo di metterla perché mi comunque siamo nella posizione dove arriverà Patrizio tra poco. Sì, si mette là. Sull'angolo. Sì, sull'angolo. Noi siamo già i primi clienti, lo stiamo aspettando con ansia, quindi... Attenzione, papà Rimo, mi sembra di vedere Patrizio in lontananza, ed è proprio lui. Lui, ma guarda che roba, guarda come è organizzato, sì. È bestiale. Eccolo. Dov'è, no? Esci di Patrizio. Papà Rimo, eccolo l'incontro. Ciao, carissimo. Quando sei svegliato? Noi siamo svegli stamattina alle 4, perché siamo venuti da Milano. Per venire a trovare te, quindi siamo svegliati alle 4 del mattino. Ma lo traducono anche in inglese, vai a letto. Go to bed. Go to bed. Go to bed, go to bed. Comunque guardate ragazzi com'è ben organizzato il nostro Patrizio. Fornelletto, tutti gli ingredienti qua, cassa. Oh no papà. Bella. Prendiamo un bel hot dog adesso. Mangiare l'hot dog. Sì. Quello di Afrocolo, quella cosa. No, sono le più buone del mondo. Del mondo? Del mondo addirittura. Glielo devi, Patrizio, glielo devi riempire talmente tanto che stasera nel letto non riesci più a dormire, capito? Perché non mi devo fidare? Giuro? Non mi niente? Mia, guarda che roba, uè. Allora. Ketchup, ma che mastonese. Sì? Questa è la mastonese. Mastonese, ok. Che è la sorella della maionese, giusto? Bravo. Ok, poi e poi ci mettiamo 2 patatine calde sbriciolate. Fatte da lui. Cosa sono le? Patatine, pa. Patatine sbriciolate, sì. Guarda che roba. Mamma mia. Sbriciolate con le tue mani, giusto? Sì, sbriciolate con le mani. Porca miseria, ma qui non si scherza mica. Le sbriciole di non ha lo stesso... Allora. Sì, è tutto un altro gusto, ragazzi. Con le mani di... Ma che roba. I fidi? Mi fido. Mamma mia. Aspetta, paparino. Ma che voto mi dai? Allora, non ti posso dare 10, ma ti do 11. Ebbene sì, ragazzi, finito da Patrizio. Oltre alla tua sporcizia un po' intorno alla faccia, cosa ne pensi, pa? Allora, ragazzi, oggi abbiamo fatto il tour delle star di Napoli. È vero. Le abbiamo viste tutte. Manca solo uno. Il mio obiettivo è... Buongiorno, pescheria! Buongiorno pescheria, vabbè, non ce l'abbiamo fatta perché lui è introvabile. Ci abbiamo provato, ragazzi. L'obiettivo è portare a Milano queste 3 star e papà Rimo ce la farà. Papà Rimo e Rimoldigno ce la faranno. Ed eccoci ragazzi, tornati in stazione, pronti per tornare a Milano.